Zombie apocalypse. Ciao ragazze, come state? Bene, spero, sì. Dunque, questo è un video che chiacchiericcio per parlare un po' con voi della domenica. Comunque, spero che stiate bene, appunto. Ho visto appena un paio di vostri video, poi ne proseguirò per guardarne degli altri. Buonanotte, ce la posso fare. Scusate un po' per le luci sparaflesciate negli occhiali, ma non posso fare altrimenti non vedo nulla, altrimenti non vedo nulla. Comunque, volevo farvi vedere come ero vestita oggi. Non vi ho fatto una clip, ma vi faccio vedere com'era il mio vestito oggi esattamente. Non so se farvi una clip direttamente col vestito addosso, ma mi sa che mi verrà male, quindi mi conviene di più farvela così in vedere. Non ne ho idea di come farvela. Sì, aspettate un secondo, torno subito. Allora, premetto che allora il vestito è un po' messo maluccio perché non l'ho rimesso com'era, quindi si è un po' stropicciato, ma vedo di metterlo com'era, ovvero aspettate un secondo che ve lo rimetto a posto. Un secondino solo, ecco qua, ce l'ho fatta. Dunque, questo è il vestito come incrociato, vedete, è incrociato di dietro, non so cosa potete ben capire voi, ma dovevo averlo già addosso, ma vabbè, oramai già fa freddo, adesso sta cominciando a fare un po' di freschetto e quindi ho deciso di non vestirmi più questo vestito, perché tra qualche giorno rientrerà, scusate l'ignoranza, l'autunno, non so quando, ma perché io non mi ricordo, ho la memoria di cacca proprio, ma vabbè, no comment. E quindi quando rientrerà l'autunno, come sembra ovvio, non metterò più questo vestito. Comunque appena posso vi faccio una clip di come ho questo vestito addosso. E poi qua è tutto bello, davanti lo metto con un reggiseno bianco, ovviamente, vedete quanto è ovviamente a contatto, quanto non lo so, vedete, ok. Poi come giacchina, siccome che anche in chiesa, anche se c'era caldo perché sono andata alla santa messa oggi, come ho promesso mia nonna, sono andata a messa, quindi ok, top. E mi è anche piaciuto e mi sono divertita ad andare a messa, perché si sta bene, dai, ogni tanto ci vuole di piccolo raccoglimento spirituale. Ecco qua, ecco qui, questa è la giacca, non so cosa si possa vedere, ma è la giacca che era addosso a me, una giacchina trasparente in pizzo, bellissima, mi sembra che l'ho presa dai cinesi, sì, ma va bene lo stesso per me, non è importanza, è importante che mi vesta. Che mi stia comoda. Poi metto di qui, se riesco, scusate se sparisco dalla telecamera, ma devo prendere le cose. Poi come scarpe ho utilizzato queste qua, vedete, queste mi piacciono davvero tanto, sono sempre le stesse che ogni tanto si apporto per uscire di casa, cioè ovviamente per uscire alla spesa, che per andare in giro la sera, così, ma neanche la sera, perché la sera non sto più scendo da quando quel giorno che mi sono mezza slogata una caviglia, ma non è colpa delle scarpe che avevo indosso un giorno, non queste, le altre, ma io ho la fissa che se caldo di sera, no comment, cosa mi può succedere, nulla, però sono fissata. Comunque queste sono le più comode che abbia in casa mia, non so perché, vabbè, dietro c'è questo dettaglio, non so cosa si possa vedere, ecco, se faccio così si vede benissimo. Io non so, ho il vizio che non faccio vedere mai le cose bene in telecamera, e infatti i miei video non sono mai, vabbè. Allora, sono un po' zozze dietro, ma è meglio, evito di farle vedere, anche davanti non sono meglio, però lasciamo perdere. Ecco, queste sono le mie scarpe.
Poi, come borsa ho portato questa, che ovviamente la porto sempre appresso, sia quando sono cambiata che quando sono vestita non cambiata, normale. Per fare la spesa mi vesto normale, invece per andare alla Santa Messa o altre cose, tipo appuntamento medico, qualcosa che Dio si voglia, utilizzo sempre questa datata borsa, perché adoro questa borsa, vedete che bella che è. Allora, da una parte ci sono questi scompartimenti, ovvero questo scompartimento di qui, che non è finto ma si può aprire, vedete. Adesso controllo così, cioè, perché veramente non mi ricordo più. Ah sì, c'è un gusto, non mi ricordavo. Vabbè, poi vi faccio questo, vabbè. Vi farò il video What's My Bag, che non l'ho più aggiornato, vabbè. Anche se oramai è vecchio, però vi aggiorno lo stesso. Poi, appunto che vi aggiorno lo stesso il video del What's My Bag, cosa c'è dentro la mia borsa. Questo qua ha questa roba, vedete? È così. Vabbè, a parte questo, vi ho detto anche troppo, perché no, nel senso che la sapete a memoria come è fatta la mia borsa, ma poi ve lo farò tutto in un What's My Bag. E nulla, andiamo al trucco, che è meglio trucco, perché anche se mi sono struccata, ma vi voglio far vedere che colori avevo applicato perlomeno, e che soprattutto che prodotti avevo applicato. A dopo. Allora, comunque, questo è il mio outfit, ragazze. Scusate il letto come mi sono conciata, ma non ho molta alternativa perché mi ho dimenticato di registrare la clip stamattina per rivedere il mio outfit, ma vabbè. Opa. Già, bello, vero? Questa è tutta la giacchetta, come potete ben vedere, in tutti i suoi dettagli splendidi e particolari. E nulla, questo è l'incrocio del, vedete? Spero che si veda qualcosa. Questo è l'incrocio del vestito, non mi lingua la parola, scusate. E poi vabbè, le scarpe non so come farlo vedere, vi girerò. Ah, questa è la borsa, come potete constatare dall'immagine video. E nulla, aspettate un secondo che ci provo. Allora, queste sono le scarpe, non so cosa si possa ben vedere, vi allontano un po' di più, vedete? Queste sono le scarpe, no, aspettate, non ce la faccio, ragazze, abbiate pazienza, ma non ce la posso fare. E nulla, tutto il suo dettaglio. Ecco qui. A posto. Mi piace? Allora, eccomi qua, è venuta la terza parte del video che criccio, nonché outfit più, non ve l'ho fatto vedere addosso, ragazze, perché sennò ci metterei troppo. Casomai farò una clip e ve la metto da una parte o dall'altra, non lo so, vediamo, ci penso su. Questa è la palette di Opulence di Zoeva, come potete ben vedere. Zoeva è... Io ho usato solo un colore, devo essere sincera, perché non avevo di troppo, come dire, fatica, non fatica, più che altro di troppo sbattimento di prodotti, di ombretti, eccetera. No, non vabbè, è brutto dire sbattimento. Più che altro di andare alla ricerca di più prodotti da applicare sulle mie palpebre fisse che mobili. Quindi su tutto l'occhio, esattamente. Comunque, andando al sodo, Imperial l'ho messo, vedete? C'è qui Imperial, si vedrà qualcosa? Spero di sì. Imperial, sì, solo questo ombretto perché è il più che mi piace. Anche gli altri non sono male, ma io personalmente preferisco questi. Top, ragazza, molto belli. Sì, sì. E nulla, cos'altro dirvi? Come invece, ops, mi stavo cadendo, aiuto. Come per fare le sopracciglia, ho utilizzato questa matita del Rimmel 001, dove sei? 001 Dark Brown, mi pare, sì, non mi ricordo più. Comunque, anche c'è il fissante della Lore, questo della Rimmel,
questo qui, vedete, e matita, come dire, di qua, infatti, allora vi dicevo, come mascara, perché il mascara è il protagonista importante del make up, ovvero del trucco occhi, è Scandalize The Rimmel Roulette, eccolo qua, ed è colorazione black, ovvero ossia nero 001 black, non si vedrà ma è una fava, però questo è il mio mascara. E direi la verità, non si rovina di nulla, cioè non si, come dire, non si schioda dalle mie ciglia, dalle mie cigliozza, e quando voglio struccare non è che non si strucca, però dovete stare lì un po' a farlo agire lo struccante per farlo rimuovere. Non è brutto da struccare, non è scomodo da struccare, però è ottimale come mascara, è buono, regge fino a andare a letto, cioè fino a andare a dormire, però è buona come mascara. Diciamo che sì, ragazze, se mi state chiedendo se è waterproof, ce l'ho anche adesso, guardate ragazze, ne ho poco ma ce l'ho ancora, sì, vedete? Sì, è proprio lunga durata questo mascara, quindi top. Come altro prodotto nulla ragazze, perché vi ho detto, ho fatto il trucco occhi perché il resto ragazze non mandava, e quindi già era tardi, non tardi ma l'orologio ti richiamava la santa messa, quindi ho detto no vabbè, faccio il trucco occhi, mascara, crema base, burro cacao, mascherina e via, no, punto. Bene, il video termina qua perché era solamente... Ah sì, se vi è piaciuto il video, perché non l'ho detto prima, ma non importa, ve lo dico adesso, mettetemi un bel like, perché io non sono dei soliti discorsi che fa mia nonna, ma vabbè. Ma perché se non vi dispiace, a me piace fare video lunghi del solito, anche se lei non li fa lunghi, ma io li faccio lunghi perché mi piace a me chiacchierare con voi. Sapete che siete le mie amiche preferite virtuali, oltre a quelle che ho fisicamente, ma quelle le vedo una volta di papa, tranne che voi che vi vedo sempre, perché una volta di tanto in tanto ci vado su YouTube, o quasi sempre quando sono di malumore ci siete voi, e ciao ciao mondo, mi guardo YouTube e mi sento felice come una bambina, per dire felice come una Pasqua. Bene ragazze, il video non termina qui, rimanete qua ancora perché c'è il videoclip dell'outfit, sempre se riesco a metterlo a posto, questo outfit, ovvero se riesco a mettermelo. Attendete un attimo, poi ci vediamo per sulle mie palpebre fisse che mobili, quindi su tutto l'occhio esattamente. Comunque, andando al sodo, Imperial l'ho messo, vedete? C'è qui Imperial. Si vedrà qualcosa? Spero di sì. Imperial, sì. Solo questo ombretto perché è il più che mi piace. Anche gli altri non sono male, ma io personalmente preferisco questi. Top ragazze, molto belli. Sì, sì. E nulla. Cos'altro dirvi? Come invece, ops, mi stavo cadendo, aiuto. Come per fare le sopracciglia, ho usato questa, come per fare le sopracciglia, ho utilizzato questa matita della Rimmel 001, dove sei? 001 Black, Dark Brown, mi pare, sì, non mi ricordo più. Comunque anche c'è il fissante della Lore, questo della Rimmel, questo qui, vedete? E matita, no matita, come dire, no, non lo trovo, dove l'ho messo? Come dire che è di qua, infatti. Come matita, no, ancora. Mi sono fissato con la matita. Allora vi dicevo, come mascara, perché il mascara è il protagonista importante del make up, ovvero del trucco occhi, è Scandalize The Rimmel Roulette, eccolo qua, ed è colorazione black, ovvero ossia nero 001 black, non si vedrà ma è una fava, però questo è il mio mascara,
dire la verità, non si rovina di nulla, cioè non si, come dire, non si schioda dalle mie ciglia, dalla mia cigliozza, e quando voglio struccare, non è che non si strucca, però dovete stare lì un po' a farlo agire lo struccante per farlo rimuovere. Non è brutto da struccare, non è scomodo da struccare, però è ottimale come mascara, è buono, regge fino a andare a letto, cioè fino a andare a dormire, però è buona come mascara. Diciamo che sì, ragazze, se mi state chiedendo se è waterproof, ce l'ho anche adesso, guardate ragazze, ne ho poco ma ce l'ho ancora, sì, vedete? Sì, è proprio lunga durata questo mascara, quindi top. Come altro prodotto nulla ragazze, perché vi ho detto, ho fatto il trucco occhi perché il resto ragazze non mandava, e quindi già era tardi, non tardi ma l'orologio ti richiamava la santa messa, quindi ho detto no vabbè, faccio il trucco occhi, mascara, crema base, puro cacao, mascherina e via, no, punto. Bene, il video termina qua perché era solamente... Ah sì, se vi è piaciuto il video, perché non l'ho detto prima, ma non importa, ve lo dico adesso, mettetemi un bel like, perché io non sono dei soliti discorsi che fa mia nonna, ma vabbè. Ma perché se non vi dispiace, a me piace fare video più lunghi del solito, anche se lei non li fa lunghi, ma io li faccio lunghi perché mi piace a me chiacchierare con voi. Sapete che siete le mie amiche preferite virtuali, oltre a quelle che ho fisicamente, ma quelle le vedo una volta di papa, tranne che voi che vi vedo sempre, perché una volta di tanto in tanto ci vado su YouTube, o quasi sempre quando sono di malumore, ci siete voi e ciao ciao mondo, mi guardo YouTube e mi sento felice come una bambina, per dire felice come una Pasqua. Bene ragazze, il video non termina qui, rimanete qua ancora perché c'è il videoclip dell'outfit, sempre se riesco a metterlo a posto, questo outfit, ovvero se riesco a mettermelo. Attendete un attimo e poi ci vediamo per i saluti finali. E niente, dunque, allora, avete visto tutte le clip, spero che vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio, perché non è stato facile per me girare questi video, però mi sono divertita un sacco a girare questo video, poi dopo ne registro un altro e dopo ancora, se riesco ne registro pronto ancora, che sarà? Non ne vedo, ragazzi, vediamo un po' cosa esce fuori, perché devo guardare la mia agenda e guardare cosa ho scritto, perché non voglio fare video troppo ripetitivi. Sinceramente mi ha un po' anche stancato fare gli stessi video, quindi dopo un po' no, basta. Bene ragazzi, questo era tutto, per adesso è tutto e noi ci si vede a un prossimo video. Ciao ragazze, grazie ancora, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, commentate e iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao.